Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di In Quanto Gira. Come potete vedere fa un gran caldo, il tempo è bellissimo, soprattutto per provare un'auto che ha 450 cavalli. Pronti via, vi ricordo subito che se non siete iscritti al canale di iscrivervi e se avete auto da farci provare, interessanti progetti come il Ducarello dell'ultima puntata eccetera eccetera, fatecelo sapere. Ma adesso basta con le parole, venite con me perché ve la presento l'auto, ovviamente. Guardate che linea, bella, elegante, di classe, ma al contempo aggressiva. Questa è l'emblema della Porsche, la nuova 911. Partiamo subito con qualche dato tecnico molto interessante. 450 cavalli, 530 Nm di coppia, che in queste condizioni oggi ci daranno da pensare. E lì dietro c'è qualcuno che è un po' preoccupato, avendo visto come è andata a finire le ultime volte. Motore posteriore a sbalzo da 3000 cm3. E pensate un po', la ripartizione di pesi è al 36% all'anteriore e al 64% al posteriore. Voi direte, cavoli, allora sarà una macchina molto tendente al sottosterzo, sarà molto difficile da controllare. E invece Porsche è riuscita negli anni ad affinare volta dopo volta questo modello fino ad avere un handling pazzesco. Ci ha già fatto qualche giro e con queste condizioni, con gomme estive, con 2 gradi sul bagnato, emozionato, ma lo vedremo dopo. Lo sappiamo, il gusto è un qualcosa di soggettivo, ma non si può dire che quest'auto sia veramente bellissima. Ogni anno sono riusciti a innovarla un pelo, anche come linea, senza stravolgerla. I modelli precedenti gli mancava quel pelino di aggressività che ritrovavamo sulle GT3 RS, quelle auto della gamma più sportive, ma devo dire che a sto giro è stato fatto un bellissimo lavoro. Ho solo qualche piccolo appunto che adesso vi faccio vedere. Dato che l'anima burina di ognuno di noi in fondo al cuore esiste e magari un giorno vogliamo mostrare il nostro Mega 3000 che c'è sotto al cofano, cosa facciamo? Andiamo qui, apriamo questa stupenda griglia e ci si rimane male. 2 ventole da PC, un pezzo di plastica, è finita lì. E al posteriore non posso che dire che questo LED che passa da parte a parte è veramente veramente bello ed è una delle novità, diciamo, stilistiche che più apprezzo. Ma adesso è ora di andare in pista con il famoso e celebermo The Sound. Prego! Cos'è sta roba? Passiamo le cose. Pronti per il launch control, oggi condizioni veramente proibitive, ma secondo me avendo una trazione integrale può comportarsi molto bene lo stesso. La casa dichiara 3,6 secondi da 0 a 100, stiamo a vedere. Pronti, marcia inserita, stacchiamo tutti i controlli, perfetto, piede sinistro sul freno. Ed eccoci qui ragazzi, ma come dicevamo prima, come si misura la classe e l'eleganza in una macchina del genere? È difficile. Mi è venuto in mente un modo per cercare di capire questi parametri e per aiutarci ci sarà qui oggi la cara Elena. Buongiorno. Buongiorno. È preoccupata? Un pochetto. Un pochetto? Lei si truccherà mentre noi cercheremo di andare forte, come ad esempio può succedere che fidanzati in ritardo, sei di fretta, sono una macchina del genere, ti capita spesso, quindi secondo ti capita spesso, no, appunto, poi su una macchina del genere i fortunati possessori gli potrà capitare che fidanzati in ritardo, sali in macchina, fai qualcosa durante il tragitto, quindi bisogna guidare molto puliti, molto gentili, mentre la nostra ragazza si truccherà per la festa. Quindi prego, a lei. Ok, accendiamo il mezzo. Ovviamente voi in strada andate nei limiti
vi ho fregato buonisti questa volta. Segno della croce per sicurezza. Noi stacchiamo i controlli e direi mettiamo in manuale, perché a noi l'automatico non ci piace, e ci siamo. Ciao. Qua è un punto buono, un punto buono per truccarsi. Pochi movimenti. No, non devo guardare, ragazzi. Traversi, qua c'è il traverso. C'è il traverso. No, 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 ma che cazzo. Tantino, qua è un po' brutta, eh. Rettilineo principale. 120, 140. Rallenta! Che traia! Siamo in ritardo, ma dai! Pazzo! Mi raccomando, cioè, non possiamo arrivare che mi sembri la fidanzata del Joker, dai! A un certo punto prendo le ciocche dei capelli nella faccia. Madonna, ma arrivi troppo veloce in curva! No, E questa... Ma non va bene che... No, ma non va bene! Ma perché altre macchine? No, no! Attraversi, anche noi ci andiamo dentro adesso. Ok. Ah! Ok, oddio. A che punto siamo? Hai ancora un giro, eh? No, aspetta, mi manca il rossetto e il mascara. So tutto praticamente. Non sarò esperto, ma più o meno tutto. No. Attraverso qua. Oh, bello. Bella. Come non avere in mano 130.000 euro di macchina base, questa ne varrà 180. Devo vomitare. Dai, manca poco. Guarda dritto. Manca poco. Non hai visto Fast and Furious? Quelli guarda e guido, non lo conosci? Sì, ma io vomito. Attraverso. Ragazzi, numeri. Oh, qua non va bene queste cose. Arrivati. Bellissimo. Vabbè, per come siamo andati non è male. Hai solo tipo una strisciata un po' aggressiva. Diciamo che secondo me su un altro tipo di auto sarebbe stato molto molto peggio. Quindi risultato direi un 8, un 7 e mezzo per quello che per il risultato finale. Allora ragazzi, come potete vedere la condizione è veramente proibitiva. Sono impressionato da tutto. Cambio, velocità con la quale esce dalle curve, ha un sotto incredibile, ma è normale, 450 cavalli. L'handling è un qualcosa di pazzesco, veramente pazzesco. Con queste condizioni mi aspettavo veramente di riuscire a frenare, di non riuscire a girare. Invece sono veramente colpito, perché pensavo fosse molto più un'auto, come sapete, sportiva ma non estrema. E invece mi ha stupito in positivo. Ovviamente è molto lontana da un GT3 RS, ma non così lontana come pensavo. I motivi per comprarla, mi spiace dirlo, ma a sto giro sono veramente tanti. Questa linea, che secondo me è stata molto migliorata rispetto alla 911 vecchia, perché il modello prima secondo me era appunto un po' troppo classico e non emanava l'aggressività che emana questa. Questo è il giusto compromesso tra classe, eleganza e macchina sportiva. Quest'auto, come scritto prima, parte dai 133.000 più o meno, e sinceramente qualità prezzo di questo livello non so cosa ci possa essere, non mi viene veramente in mente nient'altro. Motivi per non comprarla: molto semplicemente, se siete veramente pistaioli, non è l'auto per andare in pista, anche se si presta un po' anche a quello. Gli manca ovviamente quella punta di sportività che può avere un G3 RS, un Lambo Huracan o quelle auto lì. Hanno trovato un perfetto compromesso per divertirsi sui passi di montagna, ma divertirsi veramente, perché ragazzi, sono esterrefatto. Come vi ho sempre detto, ho detto anche nelle puntate precedenti, sempre qualcosa lo trovavo, cioè volevo essere un po', volevo cazziarlo un po', ma come è stato un po' per il BMW, l'M135, per qualche sua pecca,
qui non so veramente cosa dire. Mi sarebbe piaciuto provare il posteriore, perché questo integrale, quando riprende grip, è veramente aggressivo. Forse è l'unica cosa che un po' non mi è piaciuta. Il posteriore secondo me è molto più gestibile, ed è molto più dolce quando riprende grip. Però nel complesso non mi sento veramente di dire nient'altro. Brava, brava, brava. Ok, dentro gas, come parte ragazzi, staccata, bella. Oh, è qua, tanto sotto qua. Mamma mia, cordo, bello, bello, bello. Terza, puliti, alla corda, alla corda, si esce fuori. Qua non si può parlare perché andare nel muro in queste condizioni, un attimo, stretti, 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 gas, dolci sul gas, marce lunghe per non farla pattinare, dentro, ok, gas, fuori, buono. Appena si dà un po' di più, avete visto cosa succede. Ui, cordolo, buono. Si cerca il cordolo interno, anche l'altro. Buono, cordolo. Cos'è che stai facendo? Sto scalando con la gomma, bianco il sole. Si sta scalando con la gomma, direi di partire a fare questa chiusura molto nature così. È stato molto divertente, come ti è sembrato? Bello, è stato molto divertente, ma la prossima volta non mangerò un panino prima di salire. Perché mi fa, ma no, ma tanto io sulle macchine nessun problema. Avete visto, insomma, quindi... Mi raccomando, ha aperto il suo nuovo canale YouTube. Sì. Elena Berlato. Seguitemi tutti, iscrivetevi. Iscrivetevi, più canale qui sotto, Instagram in descrizione. E come al solito, gas. E ci vediamo al prossimo video.